questo fine settimana a Fano si è fatto con un convegno un po' il punto della situazione sul futuro del Carnevale di Fano. Assolutamente sì, e io penso che ogni istituzione debba dare il proprio contributo. Quindi io ho scelto insieme a altre colleghe e colleghi di maggioranza e di opposizione di presentare una proposta di legge per provare a finanziare attraverso l'ampliamento di 5 milioni di euro il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, anche il Carnevale di Fano, insieme a tutti i carnevali storici d'Italia, quindi Venezia e Viareggio. Lo faccio perché penso che il Carnevale di Fano debba riacquisire quel tema e quell'idea di cultura popolare, perché il Carnevale di Fano deve essere anche un grande connubio legato alla cultura e al turismo, e quindi anche una sorta di idea imprenditoriale, finanziare il Carnevale di Fano per aiutare i nostri commercianti, i nostri ristoratori, i nostri albergatori e per ridare alla città di Fano una vocazione non solo appunto provinciale ma addirittura nazionale. È una proposta trasversale, anche altre persone, altri partiti hanno condiviso, quindi il Carnevale unisce. Assolutamente sì, come le cose belle, colorate e allegre, appunto il Carnevale di Fano è quello dolce da gustare e bello da vedere. Penso che possa essere anche il punto di unione non solo fra partiti ma anche fra culture, e penso appunto che questa debba essere un'occasione per portare Fano alla ribalta delle cronache nazionali, per portare Fano non solo come esempio appunto di imprenditorialità che passa per la cultura e il turismo, ma che per una volta possa anche essere presa ad esempio.